tell me if you're really there. Don't make me fall in love. Ragazzuole, buongiorno. Allora, mi sono svegliata, è tardi, infatti devo muovermi. Sono le 7:30 e dovrei andare in università, quindi adesso mi faccio colazione, mi preparo, poi giuro che vi aggiorno, ecco, durante la giornata. Volevo fare un mini vlog per quello che mi riesce oggi, insomma. E oggi tra l'altro stasera mi sa che ci sarà un casino qua a casa mia, perché mi arriva il frigo nuovo, perché abbiamo preso un frigo, dato che ormai erano 7 anni che non cambiavamo il frigo ed è ceduto, giustamente, e abbiamo avuto pure un problema, insomma, un casotto assurdo. Io sono già vestita e pronta, spero che si veda qualcosa del trucco che ho fatto, ma è una cosa molto leggera. Io poi quando non ho turno metto sempre gli occhiali perché mi dà troppo fastidio. Anzi, ieri, a dire la verità, che era domenica, addirittura l'ho messo anche ieri perché avevo degli occhi troppo gonfi. E niente, ho questo vestitino qui che non mi ricordo nemmeno più da dove l'ho preso, ma è vecchissimo, un cardigan di lana abbastanza lungo, e niente, il giubbotto pesante perché ormai, anche se c'è il sole fuori, fa freddo. Allora, per colazione ho preso queste due brioche da Alvin, che è una delle pasticcerie migliori secondo me di Milano. Loving can hurt sometimes. Allora, madonna, che capelli terribili! Niente, io adesso vado veramente all'università, sono anche un po' in ritardo, mi devo spicciare. Sono tornata a casa, alla fine mi sono legata i capelli perché iniziavano già a fare schifo. Niente, l'attività tutoriale, a dire la verità, è andata molto bene, sono molto soddisfatta dei miei tutors in università, non me l'aspettavo, vi dico la verità. Come avevo già accennato su Instagram, cose del genere, ho particolari problemi, ecco, e che spero, insomma, che entro fino al 21 del tirocinio vengano risolti, o comunque sia vengano un pochettino smussati. Basta, non ne voglio proprio più parlare. Quindi, detto ciò, io adesso sono quasi le 3, non ho ancora pranzato, ma sono arrivata a casa che mi è arrivato, guardate, pacco di Amazon. E niente, praticamente, no, sto troppo contenta, ve la devo troppo far vedere. Guardate cosa mi sono presa. Questo è tipo il mio autoregalo di Natale, cioè. È praticamente la Fujifilm Instax Mini 90. Ed è, guardate, madonna, che bella. Sì, diciamo che mi sono anticipata il regalo di Natale, ma forse un po' too much, però vabbè, fa niente. E io l'ho presa marrone, eccola qua, qua dentro. Qua penso che ci sia il caricabatterie, giusto? Sì, la batteria, quindi c'è tutto. E adesso la apro, ma a parte la... cioè, è bellissima la cosa. Voglio provare subito, quindi devo ricercarmi la guida, il manuale, almeno scritto in inglese se non c'è in italiano. Voilà, eccola qua montata, e ho già messo anche dentro la cartuccia che ce l'avevo, e solo che non mi va la batteria perché la devo lasciare in carica, quindi niente, più tardi la provo, sperando che ci sia ancora il sole, se no la provo domani. Allora, io sono appena tornata dalla palestra, sono sudatissima, non ho deciso di fare la doccia a casa, ma penso che farò anche un salto domani. Oggi ho fatto un allenamento super power, mi sa che ho fatto tipo 3/4 d'ora in totale. Ho anche deciso di andare a piedi, non col motorino, che io di solito vado col motorino, che sono stra pigra. Ho già deciso che volevo camminare, pigliarmi un po' di tempo per me, quindi infatti spero di non essere seguita da nessuno, perché insomma è sera e faccio delle viette un po' bruttine, mamma mia. O comunque, cioè, non mi allenavo da così tanto tempo, vi giuro, cioè, ma così bene. Infatti mi sono fatta un po' di cardio, giusto qualche minuto, in totale avrò fatto 10 minuti contando l'andare e venire
che comunque fa cammino, scusate il buio, adesso fra un po' ritornerà la luce. Poi ho fatto gambe, glutei, ho usato il Bosu, che il Bosu non lo usavo da una vita, infatti non riesco più a stare in equilibrio, vabbè, tralasciamo. E niente, insomma, a parte questo, vedo l'ora di andare a casa. Ok, ogni tanto spengo perché mi vedo un po' costernata e non si sa mai. Niente, praticamente. Prima mi sono anche messa a studiare, ho un attimino fatto il punto della situazione, delle cose che devo fare. Devo ancora finire la pianificazione dello studio nuovo perché appunto ho deciso di cambiare esame. E lo so che forse è una cosa molto azzardata, però ho deciso di far così. Uno perché non ho domande, cioè è meno impegnativo, forse ve l'avevo già detto. E dovrò sbattermi un po' di più perché alcune lezioni, cioè non è che le abbia seguite benissimo, quindi me le devo riascoltare. Fortunatamente le ho sempre le registrate tutte, insomma. Quindi sono abbastanza contenta. E Madonna, che fiatone. E quant'altro, niente. Mi piace chirurgia perché l'ho studiata un pochettino prima, ho fatto un po' la parte dei diverticoli, la parte delle patologie gastroesofagee e non mi dispiace per niente. Quindi è molto interessante a dire la verità. Poi comunque sì, anche per le cose che devo fare in tirocinio non è malaccio, insomma. Ci sta, cioè i diverticoli comunque sono una cosa anche abbastanza comuni, tra virgolette, ovviamente parlando, cioè che puoi ritrovarle abbastanza frequentemente. Devo farmi assolutissimamente le polmoniti da qualche parte perché mi serve più che altro per il tirocinio. Polmoniti e scompenso. Oh mio Dio, mi sento male. Secondo me domani mattina non mi alzo e sarò costretta a fare stretching. Comunque non so voi, ma quando io riprendo mi sento esausta, però cioè, mi piace perché oggi proprio alla fine mi sono allenata decentemente ed è una cosa che io veramente non facevo da 100 anni, effettivamente. Quindi sono super soddisfatta, insomma. E niente. Minchia, che palle. Io cammino, parlo da sola, in sta cazzo di vietta. Ovviamente la gente giustamente si chiede, ma che cazzo, cioè sei scema. Madonna ragazzi, allora se vedeste il caos che c'è in questo momento, cioè io devo ordinare tutta sta roba, veramente. Ho appena finito di registrare un video e devo montarlo assolutissimamente perché avevo detto che comunque avrei fatto un video al giorno, quindi devo muovere il culo. E ne approfitto perché questo vlog invece voi lo vedrete molto dopo. Quindi assolutamente aspettate, scusatemi, cioè non so come mettere sta videocamera come al solito. Niente, io adesso ci tenevo a salutarvi, insomma, un minimo. E spero che appunto questo video, nonostante non fosse nulla di speciale, vi abbia fatto divertire, vi abbia tenuto compagnia, insomma. Niente, appunto. Parlo di questa di Penny, perché alla fine ho deciso di chiamarla Penny e mi sono divertita prima, cioè a dire la verità al primo scatto questo qui me l'ha fatta mio papà. C'ho una faccia sconvolta appena tornata dalla palestra, ho detto no, qualcuno mi deve fare una foto. Comunque in questi giorni appunto con i mercatini di Natale, cose così, che bello, non vedo l'ora. Niente, ci vediamo domani in un prossimo vlogmas e non vedo l'ora. Domani è venerdì, quindi sicuro che ve lo bloccherò. Ciao!